Ciao a tutti ragazzi, siete pronti per una nuova avventura insieme? Benvenuti al Telecrest. Abbiamo pensato di presentarvi questa iniziativa con un video introduttivo. Buona visione. Ciao, come ti chiami? Federico. Lorenzo. Mario. Simone, detto Furlo. Simone. Gaia. Cristian. Alessandro, detto Figi. Ah no. Come mai vi è venuto in mente questa iniziativa? Perché comunque anche i ragazzi in quest'estate devono avere un punto di riferimento e secondo noi siamo noi animatori. Perché diciamo un po' per tornare nella quotidianità di tutti i giorni, ci ha mancato un po' la quotidianità con questo periodo di pandemia e quindi mi sembrava carino cercare di impegnarsi di nuovo come ogni anno. Perché proprio in quel periodo di difficoltà in cui non siamo potuti restargli vicino, vogliamo provare a dare il massimo di quest'estate in questo modo in sicurezza. Cosa faremo insieme in questo periodo? Di tutto, da costumi, esperimenti, cucina, un po' tutto. Abbiamo pensato di fare un po' di video con delle attività da poter fare a casa in sicurezza. Sette per otto? Sette per otto, 60. 56 ragazzi, dai, non facciamo gli stupidini. 56. Sette per quattro? 7 per 8? 54! No! Come vi è venuto in mente il titolo di questa iniziativa? Oh, l'ha scelto Pisa. Ma in realtà è arrivato. Votazione democratica, poco democratica. La capitale dell'Uzbekistan? Uzbekistan, sì. Bravo. Yeah man! Beh, sicuramente i bambini e la gioia che portano. Del Grest in realtà mi dà anche di più tutta la gioia che c'era e soprattutto le luci. Il gioco delle coppie. Al volo. Al volo? Ah no, scusa. Volo? Bravo. Scusate. Tururu. Yeah. Boy. Yeah, boy. Ma manca. Come mai sei legato sulla sedia? Lunga storia. Taci, taci. Volo. È volato. Ma allora è lui. Ciao, come ti chiami? I like this name. I touch, I guess this feeling, and every time. It's Gary Boy. Basta! Oh. No, no, di più! No, mettici enfasi, dai! Quello come se fosse la prima volta! Non deve. Yeah, tutto fuori fuoco, dai! Ciao! No, aspetta un secondo, che cosa? Ciao, una! Chiedere le stesse cose, eh! Iscrivetevi al canale YouTube della parrocchia e iniziate a seguire le pagine Facebook e Instagram. E poi se volete sapere di più riguardo a questo progetto, scrivete a Don Gabriele.